100 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case negli ultimi 10 anni in cerca di sicurezza altrove, ovvero più dell'1% della popolazione mondiale, un numero quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni, e i comuni in Italia si trovano in prima linea nell'accoglienza e nell'integrazione dei rifugiati. Anche per questo motivo, stamattina nel Mare del Golfo il sindaco di Napoli ha deposto simbolicamente un mazzo di fiori, mentre stasera il maschio angioino si illuminerà di blu, espressione di solidarietà per celebrare la forza, il coraggio e la perseveranza dei rifugiati, richiedenti asilo e sfollati. Sentiamo molto questa giornata, la giornata mondiale del rifugiato. In un momento così difficile è un gesto importante, simbolico e forte per ricordare che in questo mare straordinario, ancora di questi tempi, anche ai tempi del Covid, ci sono tante persone che perdono la vita, persone fragili, bambini, donne, uomini, anziani, e di questi tempi è anche un po' rimosso tutto questo. Invece noi dobbiamo ricordare che un mondo migliore si costruisce attraverso la fratellanza, e mai come di questi tempi abbiamo capito che il nemico non è la persona diversa, che ha un colore della pelle diversa, che proviene da un luogo diverso, ma appunto in momenti difficili come questi si superano proprio costruendo rapporti di solidarietà, di giustizia sociale, di fratellanza per un mondo migliore che metta al centro la natura, l'ambiente e il rispetto per gli altri.